Benvenuti ad una nuova edizione con TG10.it. Queste le notizie di oggi. Il comune di Gela istituisce il baratto amministrativo. Il provvedimento è stato presentato ai giornalisti dal sindaco Domenico Messinese e dall'assessore comunale al bilancio Fabrizio Morello. I cittadini che si trovano in dichiarata difficoltà economica, debitori con l'amministrazione comunale per tributi non pagati, potranno scegliere in maniera volontaria e libera di sanare parte della propria posizione tributaria nei confronti del comune attraverso la prestazione di lavori di piccola manutenzione ordinaria e di pulizia del verde pubblico. Con la delibera, spiega l'assessore Morello, si avvia l'iter per dotare l'ente della formula del baratto amministrativo. L'obiettivo che ci siamo posti sin dall'inizio è quello di migliorare la vita dei nostri cittadini e per questo tale strumento consentirà di agevolare quanti liberamente ed autonomamente sceglieranno di prestare la propria opera al servizio della collettività. Inoltre il sindaco Domenico Messinese e l'assessore comunale al bilancio Fabrizio Morello hanno comunicato che nel 2016 il comune di Gela si doterà del bilancio partecipato. Si tratta anche qui di uno strumento in cui per la prima volta i cittadini contribuiranno direttamente a scegliere come destinare parte delle risorse finanziarie dell'ente. L'iter intrapreso prevede che entro la fine del mese la giunta predisporrà un apposito regolamento che sottoporrà al Consiglio Comunale con principi chiari e definiti volti a garantire la più ampia partecipazione dei cittadini. Avrà inizio domenica 22 novembre l'81esima stagione concertistica organizzata dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo e del Comune di Gela, Assessorato allo Spettacolo. La stagione concertistica, che si terrà presso il Palazzo Pignatelli, inizierà dal 22 novembre al 27 dicembre. Ed ogni domenica ci sarà uno spettacolo che avrà inizio alle ore 19, con musicisti di fama come Nicolò Cafaro, Antonella Maria Callea, Paolo Alongi, Alessandro Lochiano e tanti, tanti altri. 13 novembre è stata e sarà ricordata nella storia come ciò che accadde in America l'11 settembre del 2001, l'attacco dei musulmani dell'ISIS all'Europa. La nostra redazione a tal proposito ha voluto pubblicare sul nostro portale indirizzo www.tg10.it uno speciale con alcuni video tratti dal web che mostrano una cronostoria iniziata proprio il 13 novembre con le immagini dell'attentato che sono molto forti, che sono state registrate da alcuni cittadini francesi in presa diretta proprio durante il momento delle esplosioni. Bene, questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione di TG10. Oppure potrete comodamente consultare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.